Fiorentina allenata da Paolo Sousa è senza dubbio una delle grandi sorprese di questo scorcio di campionato. Solida, imprevedibile e cinica. Nelle prime 8 giornate le sorti dell'attacco viola sono state affidate ad uno dei volti nuovi, a colui che è diventato un'autentica rivelazione della nostra Serie A, Nikola Kalinic. Croato, 27 anni e una maglia pesante sulle spalle, la numero 9, ha preso il posto del più che deludente Mario Gomez e con i suoi gol, oltre che con il lavoro per la squadra, sta sorprendendo tutti e ha contribuito al ritorno dei viola in testa alla classifica dopo 17 stagioni. Mai estremamente prolifico, Kalinic è cresciuto nell'Hajduk Spalato e dopo 2 campionati in doppia cifra, a 21 anni, ha avuto l'occasione di confrontarsi con il calcio inglese e la Premier League vestendo la maglia del Blackburn. Pochi gol, pochi lampi e tante troppe ombre lo hanno però portato a scegliere l'Ucraina e il Dnipro per rilanciarsi. La Fiorentina lo ha acquistato in estate per 5 milioni e mezzo di euro, dopo una delle stagioni migliori della sua carriera, e lui sta fugando ogni dubbio e perplessità con prestazioni di alto livello, dimostrando di essere un attaccante moderno, bravo nella protezione del pallone, molto dinamico, forte fisicamente, disposto al sacrificio e riscopertosi bomber. Kalinic infatti è andato a segno contro il Bologna, contro l'Inter a cui ha rifilato una tripletta e nella sconfitta del San Paolo della scorsa settimana. Finora il bottino recita 5 gol, solo uno in meno di Higuain, Eder e Insigne, a dimostrazione che per il nazionale croato questa potrebbe davvero essere la stagione della consacrazione, sperando però non ce ne vorrà in un passaggio a vuoto nel prossimo turno.